continuano gli appuntamenti con il maestro Cristian Zaghini presso la scuola di panificazione, pizzeria e pasticceria Impastando si impara all'interno di Molino Grassi. Un molino che può vantare una storia di tradizione e passione, come spiega ai microfoni di pizzafood.tv Andrea Grassi, direttore di stabilimento. La storia, la passione, la tradizione e naturalmente il sistema produttivo di Molino Grassi. Allora, il Molino Grassi parte nel 1934 col nonno Silvio, per poi passare alla seconda generazione con il papà Gianni e i fratelli Armenio e Walter, e per poi passare negli anni 90 alla terza generazione con il sottoscritto, con il cugino Silvio, il cugino Massimo e la sorella Silvia. La chicca, diciamo, noi produciamo giornalmente 2000 quintali di grano tenero al giorno e 2200 quintali di grano duro al giorno. E la peculiarità di questo impianto, soprattutto sul tenero, è un nuovo impianto che abbiamo installato nel 2011 con la ditta Bühler per migliorare la qualità e la produttività. Un molino che si affida a un vero professionista come Cristian Zaghini per esaltare il gusto delle farine biologiche della linea QB Qualità Bio nelle varianti Montana, Camut, Kronos, Einkorn, Multicereali e Grano del Miracolo. Secondo appuntamento con Ricomincio dalla Farina a Molino Grassi, il maestro è Cristian Zaghini. Buongiorno Cristian, buongiorno. Buongiorno. Allora, il primo appuntamento era l'impasto diretto, il secondo appuntamento invece l'impasto indiretto. Più precisamente di cosa hai parlato? Ho parlato delle bighe e del sistema Pulish, come fare diversi tipi di impasto e le differenze che ci sono tra questi due sistemi indiretti di fare impasto. Un corso avanzato in questo senso, diretto a persone che già hanno... Sì, che navigano un po' già con una conoscenza minima delle farine, di cos'è un impasto diretto, cos'è la struttura di fare un impasto e la sequenza di impasto stessa. E poi si passa a un livello di difficoltà superiore, come trattare il tema della biga con i giusti calcoli della percentuale acqua farina, i giusti calcoli sull'impasto finito, sui chili che io voglio produrre. Stessa cosa vale per il pulis, differenze tra uno e l'altro di texture di pasta: uno è un po' più croccante, tendenzialmente un po' più dolce, l'altro un po' più aromatico e molto più carico di aromi e profumi. Ecco, poi hai ottenuto questo alla fine, no? Per sì, far vedere il risultato del, diciamo, della parte teorica. Esatto, abbiamo ottenuto degli impasti impastati con il 50% di biga sul peso totale della farina oppure il 100% di biga totalmente, aggiungendo solo l'acqua che mancava, il sale e l'olio. E per far sì, lavorando con la farina dei miracoli, questa farina, di ottenere degli impasti a brevissima lievitazione e pronti entro breve tempo. Perché il tempo che abbiamo qua nel corso è limitato e quindi il risultato deve uscire, mentre invece si possono raggiungere tranquillamente le 48 ore di fermentazione con dei prodotti veramente di altissima qualità. Prossimo appuntamento invece sarà il lievito madre. Esatto, prossimo appuntamento la regina, la madre. Il modo più antico di fare impasti, il primo lievito che è nato, capire bene quali sono le caratteristiche di un lievito madre, saperlo gestire, fare i rinfreschi giusti per poi portarlo in percentuali perfette sugli impasti a breve, lunga, media, lunga lievitazione.